Successi del momento, questo di 24K Golden, si chiama Mood, sono le 11 e 5 minuti, è arrivato il momento, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, di presentarvi il nostro ospite di oggi. Allora, mai buongiorno, Francesco Sarcina, delle vibrazioni, ciao Francesco. Ciao a tutti, ciao. Buongiorno. Eccoti, vediamo anche camicia aperta, fa vedere, occhiale da sole in casa, beh, un classico, è un della artista. Star. Anch'io in casa sto così, in Francesco. In realtà è un occhiale da vista, perché ultimamente Saturnino mi ha elargito questa bellissima montatura. Perché un anno di chiusi in casa a lavorare tra computer, leggere, insomma, ho perso la vista. Aia. Sarà anche che dopo i 40 si dice che accade... No, ma è sicuramente legato al fatto che sei stato tanto tempo al computer. Francesco, quindi stai scrivendo anche tanto, vero? Sì, insomma, si dice che si perde la vista in diversi modi. Okay. Sì, no, noi eravamo decisi sull'ipotesi lettura libri o computer. Insomma. Esatto, è la lettura, Esatto. Quanti album hai già preparato in tutti questi mesi in casa, parlando di canzoni? Esatto, 4 almeno. Ecco, 4, vedi. 5. Ho scritto una marea di roba, ho scritto tantissimo, proprio tanto. No, è che dopo diventa, man mano che poi prendono corpo, no? Dalle idee adesso allo stato embrionale, man mano che prendono corpo, quando hai tanta roba, poi dopo diventa un po' un problema doverne scegliere, no? Fare la cernita per creare un album. Ma sai che sì, diventa un problema sì, perché diventa un problema perché poi sono tutte le tue creature anche in un momento magari particolare, molto sensibile, no? In questo periodo, questo anno che abbiamo vissuto, e diventa difficile anche scegliere. Poi, grazie al cielo, insomma, mi avvalgo anche di collaboratori eccezionali, per il quale effettivamente, insomma, hanno le idee molto più chiare delle mie, nel senso che vedono in maniera, sai, quando sei distaccato vedi, no, meglio certe cose. Poi è complicato, non è semplice, però insomma questo vuol dire che a breve uscirà qualcosa di nuovo, insomma, per il 2021. Magari noi non usciamo, ma le canzoni usciranno. Ecco. almeno quelle. Tanto il 2021 è qua dietro l'angolo. Sì, per un paio di settimane. Quindi insomma stai passando il tuo tempo un po' arrabbiato a scrivere delle canzoni e ad aspettare di esibirti sul palco, perché tu sei un animale da palcoscenico. Noi ti abbiamo visto mille volte in concerto e tu stai bene lì sopra. Cioè, ma non sono arrabbiato. Sono un po', come dire, sono un po' scocciato, diverso. Ecco, sono, questa è la versione edulcorata di Francesco Sarcina, ve la stiamo presentando nello splendore del Technicolor, per chi ha il beneficio di essere anche davanti al video e quindi lo può anche vedere. Perché ci eravamo detti qualcosina di un pochino più sentita, diciamo, no? Intenso, qualche vabbè, minuto, insomma, sì. A microfoni spenti, sì. A microfoni spenti. Se vuoi lo dico. No, ma l'abbiamo inteso. Fa vedere le collane, dunque, in che stanza della casa sei, visto che sei anche in video, vediamo dei libri. È il mio studio. Ah, sì, questo è... Aspetta, perché magicamente... Tanti libri, poi cosa libri. C'è? Le chitarre. E se comparisse qualche cosa che non dovremmo vedere, noi adesso, per esempio, sta facendo lo spanizzo, va tranquillo. Le casse, un bel divano grande. Ok, molto bene, grazie. Sì, così. Vabbè, questo è il mio angoletto, diciamo, quello privato. Poi c'è tutta la... Volete vedere anche la casa? No, ma stai pulendo, stai rassettando casa, stai mettendo in ordine, perché poi sabato arrivano i figli, quindi bisogna far vedere che papà poi è uno che a casa si dà anche da fare in maniera costruttiva. Ecco. No, papà si dà da fare, ma figuratevi se mi metto a rassettare casa i miei figli. Tempo zero vanificano qualunque tipo di... Cioè, nel senso, pulita sì, ma l'ordine è un'altra storia. È un'altra storia. Anche perché se anche metti in ordine con due ragazzi come i suoi, insomma, dopo 5 minuti è tutto com'era. Disastro, no? È un disastro. Dopo 5 minuti è tutto un casino di nuovo. Poi non ti immagino ordinato, Francesco, come tipo. Sbaglio? Non mi sembra proprio il tipo che mette meticolosamente a posto tutto. Perché mi dici questo? Ecco. Ma perché sai, è quel luogo comune che vuole l'artista un po' sopra le righe in tutti i sensi, e quindi anche quella probabilmente non è una tua priorità. Ecco, diciamo, l'ordine monacale. Allora, il disordine mi dà invece parecchio fastidio. Non sono un tipo maniacale sull'ordine, quello è vero. Per esempio, sulla mia scrivania c'ho un disordine pazzesco, però in questo disordine ho il mio ordine. Quindi guai se qualcuno cambia
quello che accade qua tra fogli, cose, io trovo tutto nel mio disordine. Guardi, mi dà fastidio il disordine altrui, ecco. Quello molto, è un po' quello che fumo, no? Io fumo, però se qualcun altro fuma in macchina mi dà fastidio, dico, perché fumi? Ecco, ah, sei un tipino comodo, ho capito, sei proprio un tipino comodo. Sì, psycho, vabbè, dopo un anno così che cosa pretendete? Ecco, esatto, senti, ti abbiamo chiamato anche per parlare della dedicato a te Acqua Version, hai fatto una versione nuova della tua canzone meravigliosa del 2003 dedicato a te, c'è l'orchestra, un po' corale, veramente bella, 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 cioè, com'è nata questa idea? Guarda, grazie, sono molto contento. Ma allora, nasce da Acqua Version, nasce perché abbiamo fatto quella sigla iniziale per questa fiction, no? Il silenzio dell'acqua. Sì. E con Ambrangiolini, insomma, una cosa che è nata veramente in maniera molto, cioè, così casuale. Quindi ci ho lavorato per fare la sigla di 1:20, però poi mi sono reso conto che appena abbiamo postato giusto due cosette veloci così, annunciando questa cosa della sigla, perché volevano una versione diversa loro e quindi stavano in qualche modo per elaborarla e quindi ho detto aspetta, la lavoro io, nel senso comunque è roba mia, una mia creatura, insomma, e quindi esatto. E devo dire che è venuta fuori una cosa meravigliosa e poi c'è stata di colpo, come dire, l'attenzione di parte anche, insomma, da parte di anche gli addetti ai lavori e non solo, quindi tutti hanno detto ma che bella, ma perché non si può sentire tutta intera così, quindi ho dovuto riaprire tutto un'altra volta e fare per un certo punto una versione integra di 3:20 del brano, ed è stato un bel lavoro, insomma, no, davvero complimenti, complimenti. Adesso poi la sentiremo, quindi avranno la possibilità di ascoltare anche i nostri ascoltatori. Senti, ma Giulia, no, cioè, non è stato... Giulia, io sì, voglio sapere se immensamente ancora, Giulia la vedi ancora, no? Chi è? Lo sappiamo. No, allora, vederla no, ma la sento perché è rimasta una carissima amica, anche perché lei, il suo compleanno è il giorno del mio onomastico, quindi ogni volta, ma la sento una volta all'anno, ma il 4 ottobre, mm-hmm, che è San Francesco, esatto, sì, è anche il suo compleanno, quindi inevitabilmente quando il mio onomastico le scrivo. Che auguri. Bello, che bello. È sempre questo, ormai da, insomma, 25 anni. D'altronde voglio dire, una non è che è immensamente Giulia così a caso, ci sarà una ragione per cui è immensamente Giulia, lo è stata magari. C'è, cioè, una ragione, meno, ma è ben più, insomma, come dire, profonda la cosa, perché cioè, è immenso. Giulia è una persona che mi ha aiutato moltissimo, mi ha salvato da situazioni abbastanza borderline, ma si parla di tantissimi anni fa, ma insomma un giorno lo racconterò. Va bene, allora, in attesa hai dato questo leggero spoilerino, così tanto per tenerci un po' col fiato sospeso. Noi, guarda, ti ringraziamo per aver fatto con noi questa bella piacevole chiacchierata, siamo veramente desiderosi di far ascoltare anche ai nostri amici la tua canzone nuova. Ci volevi dire qualcosa? Hai un pensierino di Natale, per esempio, che ti viene in mente, che ti sgorga in maniera, no, diciamo, equa e solidale? È da un anno che sono chiuso in casa, da un anno voglio parlare, fatemi almeno, cioè, comunicare con qualcuno. Ti chiamiamo dopo, finiamo il programma, poi ti chiamiamo che okay, finiamo il discorso di prima, quello acceso. Va bene. Grazie, va bene, a Francesco Sarcina. Mi piace questa mia versione, tipo il vizietto, sì, sono vizietto style. Sì, sì, okay. sei figoso, ci piaci. Molto rock. Dai, ragazzi. Lo lascio dire alla Clara perché sennò dopo. Va bene, grazie mille, caro Francesco, a presto, via, dai, diamoci scadenze a breve termine, così. Sì, sì, dai, sì, sicuramente. Ma quando ripartirà tutto sarà veramente un macello, madonna, me li mangio tutti. Bravo. Grazie. Buone feste per quanto possibile. Ciao. Ciao a voi, buon Natale, buon anno nuovo. Allora, ciao. Sentite che cosa ha fatto Francesco Sarcina in questa nuova versione di Dedicato a te, le vibrazioni Acqua Version.